Buon martedì, ben ritrovati. L'appuntamento è il terzo con Proteramo. Un'ora insieme per parlare di quello che accade in casa biancorossa. E stasera sarà una puntata particolare, al di là del fatto che c'è la Champions League che sta giocando in questo momento. Peraltro vi daremo ovviamente gli aggiornamenti delle due squadre italiane che sono impegnate, la Roma contro l'Atletico Madrid e la Juventus con il Barcellona. Vi ricordo il numero degli SMS che vedete in alto, 392-623-7060, e vedete anche gli aggiornamenti ancora a reti inviolate, sia la Juventus che la Roma. Vi dicevo, una puntata particolare perché viene dopo la sconfitta di Vicenza per il Teramo, che ha suscitato non poche polemiche, soprattutto per le decisioni arbitrali, ma soprattutto perché, e lo possiamo vedere, siamo in collegamento proprio a Teramo, dove la squadra della Teramo Calcio si ritrova per una cena, magari anche, vedete, con televisione incorporata, per seguire le vicende delle italiane in Champions League, e avremo dei collegamenti proprio con alcuni ospiti che verranno al nostro microfono, gli faremo qualche domanda. Presento gli ospiti invece che sono qui con me questa sera. Lo ritrovo con piacere, anche se lo sgabello non gli piace assolutamente, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera a tutti, salve, ben rivisti. E poi ritrovo con particolare piacere anche Federico Andrenacci. Ciao Federico. Ciao Jacopo, buonasera. Ciao a tutti. Per la prima volta nei nostri studi, poi impareremo anche a conoscerti meglio, perché hai avuto un ruolo non secondario anche nell'affare che ha portato Mohamed Soumaré proprio dall'Avellino al Teramo. Ti avevamo avuto anche al telefono, tu hai curato per la parte irpina questo affare, e hai seguito anche l'ultimo giorno di mercato che riguarda specificamente il Teramo, proprio dal Meliá di Milano. Vediamo i risultati dell'ultimo turno, perché ieri sera si è completato con il posticipo che ha visto la Reggiana battere di misura il Modena per 1-0. Questi risultati, la sconfitta del Teramo per 1-0 a Vicenza, che se sulla carta alla vigilia sembrava anche abbastanza fisiologica, poi per come sono andate le cose, in effetti più di qualcosa da recriminare il Teramo aveva e ha avuto. Ovviamente adesso la testa è già al primo impegno in casa, che arriva dopo tanto tempo, perché il Teramo ha fatto due trasferte consecutive in mezzo alla sosta. Adesso finalmente la prima in casa contro il Ravenna. Vediamo la classifica, che non può che essere parziale, un po' perché c'è San Benedettese Fermana ancora da terminare, si riprenderà dal 32esimo del primo tempo con la Fermana avanti 1-0, un po' perché ci sono squadre come ad esempio il Padova, il Teramo e la Triestina che hanno già fatto la sosta, perché è un campionato dispari. Le altre invece sono di fatto a gare piene, tre gare per ognuna di loro. Comandano Vicenza e Pordenone a quota 9 punti, poi c'è Renate che si è un po' fermato dopo essere stata la sorpresa delle prime due giornate, poi San Benedettese e Bassano 6, Mestre 5, Triestina, Reggiana, Suttirol 4, Padova, Feralpi, Salò, Fano, Sant'Arcangio, Ravenna 3, Fermana, Teramo, Albinone, F, Gubbio 1, il Modena a 0. Ovviamente vi ricordo sempre da prendere molto con le pinze, perché poi sembra brutto dirlo, ma il quadro definitivo lo avremo alla fine del girone di andata, quando avranno riposato tutte e quando tutte avranno dunque lo stesso numero di partite. Cominciamo un po' a ragionare anche sulla partita di domenica. Intanto vi annuncio che durante la trasmissione parleremo anche con gli ospiti da Teramo del settore giovanile biancorosso, perché poco fa
C'è stata l'ufficializzazione del calendario della Berretti che cambia geografia. I piccoli diavoli, i giovani diavoli, non se la vedranno più con le squadre del girone del raggruppamento meridionale, ma saliranno un po' più a nord, sono stati inseriti nel girone con marchigiane e romagnole. Mentre vediamo le immagini che scorrono, Francesco, in cui ti dico già, ma ne avevamo già parlato, non c'è l'episodio da Moviola su cui ha reclamato il Teramo. Vediamo queste immagini per sottolineare quanto il Teramo e anche gli addetti ai lavori, che avevano dato questa partita dall'esito praticamente scontato, poi scontato effettivamente non è stato. Anzi, c'è stato un periodo della partita in cui il Teramo ha rischiato di portare a casa il bottino pieno. Questo, se può essere il lato positivo di una trasferta che riconsegna 0 punti. Sei d'accordo? Sì, diciamo subito che il Teramo è stato bravo a tenere testa alla quotatissima squadra veneta, e diciamo che gli episodi, che la gara ruota tutta attorno ai due episodi risultati poi decisivi: il rigore non dato al Teramo per l'evidente fallo subito da Foggia, lo vedremo tra breve, tra l'altro. Eccolo qua. Allora, anticipiamo tutto, siamo al 18esimo, pallone verticale, Foggia viene contrastato da Beruatto, tra un po' vedremo meglio come. Eccolo qua, Foggia che ruba il pallone a Beruatto, il pallone passa, sgambetto di Beruatto, e penso che in questo caso non ci siano dubbi. E l'arbitro è lì e non dà rigore. Allora io dico subito, non so chi è il designatore, non lo voglio sapere, non mi interessa. Non so chi è l'arbitro, non lo voglio sapere. Io dico semplicemente che il designatore rivede queste immagini, oppure ci stiamo prendendo in giro già dalla terza giornata. L'arbitro rivedrà queste immagini, perché se rivedono queste immagini il selezionatore chiama l'arbitro e gli dice: senti, ma ci avevi gli occhi chiusi? Oppure ti hanno, e non aggiungo altro perché se no prendo qualche querela per diffamazione economica, di natura economica, perché se loro lo rivedono, allora si può ragionare con calma e si può andare avanti nel corso della stagione con fiducia su questi episodi, perché possono essere degli errori, come il giocatore che sbaglia un rigore, il portiere che fa una papera. Siamo d'accordo su tutto, però siccome loro sono dei giudici, e si suppone, anche se poi anche nella vita di tutti i giorni ci accorgiamo che sbagliano anche purtroppo i giudici, però dovrebbero sbagliare di meno, comunque non errori così clamorosi. Si sta cercando di vedere meglio, si prosegue, si è buttato. Allora, se si è buttato, se tu in questo episodio vedi il giocatore che vola e quindi non dà il rigore, vuol dire che si è buttato. Allora me lo deve ammonire, allora, anche se non ha protestato, perché non è che scivola, e quindi questo significa che ha simulato, quindi questo è un rigore sacrosanto. Poi vedremo anche quello invece dato al Vicenza, peraltro ne abbiamo parlato quindi domenica sera. La partita ruota tutta attorno a questi due episodi, ricordando, come già abbiamo detto, che il Teramo ha giocato, io credo che si possa dire, una buona partita, sì, una partita ottima, direi, tatticamente, soprattutto nel secondo tempo. Tatticamente giudiziosa, per alcuni tratti, secondo me, ha giocato anche meglio del Vicenza, e quindi tutto lascia ben sperare per quello che è tutta la stagione. Siamo appena alla terza giornata. Peccato, perché avevi un punto in più, due trasferte, pareggi, due pareggi, ancora, cioè, ancora non giochi in casa, tutto aiuta, andiamo avanti e possiamo fare polemica fino a domani mattina, tanto non cambia niente. Però, Federico, sull'episodio che ha riguardato Foggia, provo a darti due chiavi di lettura, poi magari mi dici tu se può essere più l'una più l'altra o una commistione delle due. Magari rivediamolo questo episodio da Moviola. Allora, perché io devo fare anche l'avvocato del diavolo, la prima è che l'arbitro probabilmente sia stato leggermente, vogliamo metterla così, ingannato dal fatto che Foggia, che subisce un fallo, accentua un po', cioè vola in maniera nettissima. Forse l'arbitro ha giudicato questo movimento
esagerato, esagerato. L'altra chiave di lettura invece è il 9 ha fatto un tuffo carpiato rotatorio a sinistra, siate sportivi, ci scrivono. E infatti è proprio la prima delle due chiavi di lettura. La seconda, che invece è, prendendo a prestito il nome del nostro programma, Pro Teramo, è che un calcio di rigore a Vicenza, sul campo del Vicenza, è un po' più difficile che lo diano al Teramo ed è più facile che lo diano alla squadra di casa. Quale delle due ti convince di più? Secondo me la seconda, perché quando diciamo ci sono questi episodi in questi campi, tra virgolette, un po' più caldi, con queste piazze che sono diciamo un po' storiche, è difficile che l'arbitro penda tutto a favore della squadra ospite. Purtroppo queste sono cose che poi influenzano l'andamento della partita e infatti alla fine il Teramo è stato penalizzato. Però al di là di questo, io al di là del rigore, questi sono episodi, io credo che il Teramo abbia dimostrato di avere ottima personalità, perché questi campi sono dei campi davvero ostici, quindi andare lì, giocarsela alla pari contro una delle favorite del campionato è un segnale veramente ottimo. Quindi, scusami, c'è una, rivedendolo tantissime volte, c'è anche, se vogliamo, quella che potrebbe essere la decisione presa dall'arbitro, la conseguenza dell'intervento. È vero che Foggia anticipa il difensore arriva con una frazione di ritardo, però il difensore mette il piede, se lo rivediamo, Maurizio, se ce lo fai rivedere per l'ennesima volta, il difensore mette il piede a terra prima dell'intervento. Prima il difensore mette il piede e poi praticamente è come Foggia che va contro il difensore. Ma questo, se vogliamo trovare una minima, ecco, guarda lì Foggia, eccoli, quello arriva e c'è però la gamba di Foggia che termina a terra. Poi questo è il rigore, dall'altra parte possono pensare siate sportivi o no. Nel passato tantissime volte ho discusso dicendo che non era, secondo me, un rigore. Tutti hanno reclamato in favore del Teramo, io lo vedevo diversamente e l'ho detto tranquillamente. E questo tranquillamente per me è rigore, non cambia nulla, io rispetto e accetto tutte le idee degli altri, ma questo è un rigore sacrosanto. A parti invertite, poi vi facciamo vedere Mo che vediamo il rigore da... Quindi, scusami Francesco, allora ti faccio una domanda, visto che il nostro amico da casa ce lo suggerisce. A questo punto, con il famoso VAR, il Video Assistant Referee, sarebbe potuto cambiare qualcosa? Sicuramente, può darsi che rivedendo bene con la VAR o il VAR, mettetevi d'accordo come si chiama, l'episodio, magari l'arbitro tornava sulla sua decisione e dava il rigore. Ma questo è con il discorso del sesso degli angeli, che non serve a niente, perché in Serie C VAR non c'è. Assolutamente. Vediamo adesso l'altro episodio. Già l'abbiamo visto. Da Moviola, ok, lo rivediamo, perché in questo caso il nostro Andrea Costantini già domenica sera aveva fatto un lavoro certosino, non solo di recupero dell'immagine, ma anche, per quanto nella nostra possibilità televisiva, di vederlo frame by frame. Però l'arbitro lì ha visto il movimento delle braccia di Sales, quello che cade a terra e dà rigore. E comunque ci risiamo. Allora, se le magliette, ma tanto questo è un altro discorso che non serve a niente, ma se le magliette non si tirano, se i contatti vengono fatti in un modo diverso, tu ti metti in condizione di non facilitare il lavoro dell'arbitro e di non facilitarlo a tuo danno. Peraltro, se vogliamo, Federico, questa è anche tutto sommato una ingenuità abbastanza grossa, perché Crescenzi, su cui viene reclamato il fallo, viene fischiato il fallo da parte di Sales, è in una posizione in cui praticamente è impossibile che possa essere pericoloso. La palla è lontanissima. Sales è un giocatore esperto. Tre, fatti tuoi, no? Fatti con le braccia. C'ha le braccia in avanti, anche per un movimento naturale, per dare un minimo come possiamo dire, di giustificazione all'intervento di Sales, e eviti di dare il là all'arbitro.
non voglio assolutamente fare... Intanto tra poco avremo il direttore generale del Teramo, Emilio Capaldi, in collegamento con noi per chiedere anche a lui, insomma, un'analisi di quella che è stata non solo la partita, ma anche di questi due episodi da Moviola che evidentemente hanno indispettito il Teramo. Una domanda agli ospiti: dove può arrivare il Teramo quest'anno? Roberta Di Sante, ti amo all'altare anche domani. Andrea da Pescara, questo è il nostro amico Andrea da Pescara, che è innamorato perso, Francesco dice. Sì, sì, ma lo vedo i messaggi lunedì. La domenica, lunedì, il martedì, assolutamente uno innamoratissimo. Però vi chiedo rapidamente, poi lo chiediamo anche al direttore Capaldi dove può arrivare il Teramo, ma secondo voi ha fatto bene il Teramo a cambiare completamente filosofia, a puntare su una rosa molto giovane? Ha fatto bene una rosa, secondo me sulla carta ben assortita, ci sono molti giovani, ma ci sono anche giocatori esperti. A oggi mi viene da dire che comunque è una squadra nettamente migliore e ben assortita rispetto a quella dello scorso anno, con un allenatore nettamente più bravo di quelli avuti lo scorso anno. Dall'altra parte qualcuno potrebbe dire vabbè, ma mica ci vuole tanto o ci voleva tanto a fare una squadra migliore di quella dello scorso anno. Però quantomeno quella dell'anno scorso era molto più costosa di Zauli e compagnia bella, ed è questa anche una squadra che per fortuna costa molto, ma molto meno di quella dello scorso anno. Però sai, poi il perché certe squadre costano molto o poco, bisogna vedere se è perché i giocatori sono bravi, se è perché i giocatori o il procuratore chiedono molto. Io posso chiedere molto, però dall'altra parte ci deve stare la società, e quindi non riapriamo, che accetta determinate richieste, non riapriamo una vecchia polemica per il semplice fatto che poi i contratti li fa la società, e i biennali e i triennali dello scorso anno gridano ancora vendetta. Assolutamente. Sempre nell'interesse del Teramo e di Capitelli, poi chi vuol capire capisce, chi no va bene lo stesso, auguri. Federico, anche a te chiedo, perché tu sei stato in questo caso protagonista non dalla parte del Teramo, ma da parte di un'altra società, però dell'arrivo di un giovane, classe 96, Soumaré, perché rientrava probabilmente anche nello spirito della costruzione della squadra, squadra giovane, magari non spendendo budget astronomici come è stato negli anni passati, puntando magari più sul talento da esprimere che su quello già espresso. Allora, l'operazione Soumaré è stata, diciamo, un'operazione last minute. Ho avuto la possibilità di sentirmi con il presidente Capitelli e abbiamo parlato e abbiamo deciso insieme all'Avellino, che è, diciamo, è proprietario del cartellino del calciatore, di portarla a compimento, visto che l'Avellino aveva ricevuto molte offerte per il ragazzo, ma non erano gradite, diciamo, le piazze. Invece la piazza di Teramo è stata una piazza molto gradita al direttore De Vito, e questo ha permesso di agevolare molto la trattativa per, diciamo, far sì che il giocatore si possa esprimere al meglio. Prima ci scrivevano forse era meglio Turchetta, perché effettivamente c'è stata questa diatriba di mercato, però questa scelta che il Teramo ha dovuto compiere: Turchetta, Soumaré, poi è andato su Soumaré, non su Turchetta. Siccome ho sentito che la scelta sia stata dettata da motivi economici, secondo me non è così, perché Soumaré è un giocatore che ha avuto più di 40 presenze in Serie B con l'Avellino, in una piazza difficile come quella di Avellino, e nonostante la giovane età ha sempre fatto bene, e credo che poi l'operazione sicuramente avrà avuto dei vantaggi economici rispetto a quella Turchetta, grazie anche all'Avellino e a quello che ho potuto fare io per l'Abruzzo e per la mia città. Però diciamo che credo che Soumaré possa dare un ottimo contributo. Voglio azzardare, però è così. Ok, peraltro a proposito di questa squadra che piace, Francesco, e ce lo scrivono, io invece sono innamorato del Patron, Michele Agenzia. Lo stesso Michele che poco fa ha detto: abbonatevi
perché effettivamente la campagna abbonamenti, forse dalla campagna abbonamenti, Francesco, ci si aspettava di più. In questi casi però probabilmente i risultati passati lasciano quel pizzico di scoramento che scoraggiano anche a fare la tessera. I risultati passati e i nomi altisonanti che non ci sono tra quelli arrivati, anche se ci sono giocatori che già hanno fatto vedere di avere buone qualità. Penso al De Grazia, com'è che si chiama? De Grazia, sì, De Grazia, sì, Lorenzo De Grazia. De Grazia che sta, ha giocato già, già si è messo in mostra. Penso alle conferme di Caidi e Speranza, penso allo stesso Foggia. Quindi, sai, non mi addentro anche in tanti altri, ma evidentemente la costruzione della squadra con Asta e Repetto è stata fatta con cognizione di causa, sia tenendo a buon conto il discorso economico, l'età dei giocatori, le possibilità che hanno di migliorarsi, la serietà e come giocatori e come ragazzi dei singoli giocatori. Quindi, allora ti ribalto la domanda. Tutto lascia ben sperare. Se il Teramo batte il Ravenna, secondo te qualcuno che il giorno dopo va a fare la tessera di abbonamento ci sarà? Ci può stare, sì, ci può stare. Ok, visto che abbiamo, tra un po' andremo in collegamento, stanno sistemando il direttore generale Emilio Capaldi, ci ascoltiamo, Francesco, visto che abbiamo parlato di Ciro Foggia, l'intervista che abbiamo realizzato questo pomeriggio, realizzata dalla nostra Aia Cantagalli, proprio all'attaccante del Teramo, che parla all'inizio dell'intervista proprio dell'intervento di Beruatto su di lui. Sentiamo che cosa ha detto. Ciro, facciamo un passo indietro a quel contatto del primo tempo, c'era calcio di rigore? Rigore netto, comunque sposto la palla, lui mi prende in pieno, pure comunque l'abito si stava coperto, ho visto che comunque era in linea, mi vedeva bene, proprio la dinamica dell'azione, il difensore ha preso palla e me l'ha finita addosso, è stato un peccato che comunque iniziando con l'1-0 è diverso. Rimane un po' di rammarico per come poi è finita, però avete avuto sicuramente buoni riscontri contro una grande squadra. Sì, sì, comunque il primo tempo siamo partiti un po' male, poi man mano, comunque pure all'inizio della ripresa abbiamo avuto occasioni per sbloccarla. Comunque la partita stava andando a finire 0-0, che secondo me è il risultato giusto. E quel rigore comunque, secondo me inesistente, molto generoso, ci ha tagliato la testa, però comunque rimane la prestazione contro una squadra importante che va per la vittoria del campionato. Stai attraversando un momento un po' così perché hai avuto occasioni a Mestre, a Portogruaro contro il Mestre e anche a Vicenza. Come stai vivendo questo momento in cui il gol non sta arrivando? Sicuramente l'attaccante vive per il gol, però finché arrivano le occasioni significa che qualcosa c'è. Se non arrivano era peggio, comunque man mano, penso dopo partita, arriverà il gol, perché comunque sto andando vicino anche domenica, il portiere ha fatto una grande parata, quindi io continuo a lavorare senza abbattermi. Finalmente si gioca in casa, è il momento di vincere. Sì, finalmente giochiamo in casa, comunque la vittoria, sicuramente ogni partita giochiamo per la vittoria, però non deve essere un'ossessione, comunque all'inizio. Però comunque sicuramente la vittoria è importante, porta ossigeno pure per muovere la classifica e andare sempre più avanti. Domanda sulla tua carriera, tu sei stato uno che ha fatto tanta gavetta, sei stato in Serie C, poi addirittura sei sceso anche in Eccellenza, adesso sei tornato in Serie C, come stai vivendo questo momento di riscatto personale? Sì, perché comunque non mi sono mai arreso a tante diciamo brutte cose, diciamo, perché comunque sono partito bene, mi sono trovato in Eccellenza e comunque sono campi regionali, man mano col lavoro sono riuscito a riconquistare di nuovo la Serie C, che comunque è una categoria molto importante. E niente, non mi pongo limiti e continuo a lavorare in allenamento e man mano cerco sempre di arrivare più in alto e fare sempre tanti gol. Questa era Ciro Foggia, io do la buona serata al direttore generale del Teramo, Emilio Capaldi. Buonasera direttore, siete a cena, ci perdonerà se l'abbiamo, interrotta, ma la liberiamo subito per chiederle, visto che abbiamo ascoltato proprio Ciro Foggia che tornava
che tornava sull'episodio di Vicenza, ecco, a distanza di 2 giorni un po' la rabbia è passata, per uno per l'intervento su Foggia, due per l'episodio che poi ha portato al rigore di Comi? No, non è passata perché stamattina per altri problemi sentivo Zocchi, il direttore sportivo del Vicenza, e mi confermava che il rigore su Foggia era netto, e questo mi fa ancora più rabbia, perché se l'avversario riconosce questo significa che il rigore era solare, come ho detto alla fine della partita all'arbitro, però è chiaro che il calcio è opinabile, l'ha vista diversamente. È dispiaciuto perché i ragazzi hanno profuso tantissimo impegno e volevano portare a casa un risultato positivo, cioè lo meritavamo tutto. Così non è stato, pensiamo alla prossima partita, abbiamo organizzato questa cena appunto per cementare ove ce ne fosse ancora bisogno il gruppo, per dimostrare che noi andiamo avanti. Domenica è una partita importante, però ecco, per quello che stanno dimostrando i ragazzi in campo e soprattutto durante la settimana, siamo contenti del gruppo e dello staff. Ecco, a proposito del gruppo, direttore, quello che si è visto in campo in queste prime 2 uscite di campionato non può che essere la risultante di un lavoro fatto durante l'estate e dall'allenatore in queste prime settimane di campionato, che ha portato una squadra come il Teramo, magari non costruita per vincere, a dare del filo da torcere ad una squadra come il Vicenza, che invece il campionato dovrebbe vincerlo. Sì, ma è stata una nostra scelta ringiovanire l'organico, e di molto anche, abbassare il monte ingaggi perché era pesante, e cercare di rimanere più possibile in questa categoria come primo step. Abbiamo avuto la fortuna, insieme allo staff, di aver scelto dei ragazzi per bene, dei ragazzi motivati, dove Teramo è un punto di partenza e non di arrivo. Sicuramente non si siederanno nel campionato, durante il campionato, ma cercheranno di fare sempre di più, daranno sempre di più e meglio per il bene del Teramo. Direttore, l'ultima poi la lascio, visto che ne abbiamo parlato prima en passant e ci hanno anche scritto, è un po' deluso dai risultati della campagna abbonamenti di quest'anno? Sì, perché io ho partecipato alla conferenza stampa alla presentazione degli abbonamenti e ho visto i numeri dell'anno passato, che sono stati 514. Io ho detto, speriamo di confermare questo trend, almeno 514, perché io non sono di Teramo, però ecco, il teramano secondo me deve essere orgoglioso di avere, di essere l'unica città in Abruzzo a indossare la maglia della Serie C, e questo bisogna inorgoglire tutti i teramani. Anzi, facciamo un appello, se così si può dire, di abbonarsi questa settimana, perché domenica abbiamo una partita importante, venite allo stadio, cercate di abbonarvi, perché abbiamo bisogno di tutta Teramo. Io la ringrazio, direttore, le auguro una buona cena, buona serata, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, è stato un piacere, arrivederci. Arrivederci, grazie al direttore generale del Teramo Emilio Capaldi. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi continuiamo con la seconda parte di Pro Teramo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Io vi ricordo sempre che potete seguirci anche in diretta Facebook sulla nostra pagina, quella di TV6, quindi se non siete a casa, se siete in giro, se avete un tablet o uno smartphone a portata di mano, potete seguirci comodamente anche attraverso il vostro cellulare o tablet, che dir si voglia. Eccola qua, la nostra pagina Facebook, quella di TV6, basta cliccare mi piace e tra un po' apparirà tra i post anche la nostra diretta. Intanto vi dico che sono finiti i primi tempi delle squadre italiane in Champions League, 0-0, eccola qua la nostra diretta, potete anche scriverci, commentare sotto, poi magari diamo un'occhiata
anche a quello che scrivete. Vi ricordo che il numero di SMS, che è 392-623-7060. Vi stavo dicendo che sono finiti i primi tempi in Champions League. La Roma 0-0 all'Olimpico contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, e invece la Juventus è sotto 1-0 a Barcellona, gol praticamente a ridosso dell'intervallo realizzato dal solito, verrebbe da dire, Lionel Messi. Federico, parliamo un po' di te, perché parliamo di questo lavoro che spesso e volentieri, quello di procuratore, che spesso e volentieri è un po' bistrattato, colpa tutta dei procuratori. Il calcio moderno è uno schifo perché ci sono i procuratori, perché ci mangiano i procuratori, perché i procuratori dicono dove deve andare un giocatore piuttosto che sì, piuttosto che no. Allora, innanzitutto raccontaci come nasce la passione per questo lavoro, che poi fai, non dico a tempo pieno, ma quasi. Oramai sì. Allora, diciamo che se racconto la mia storia è una bellissima, ma è molto simpatica. Io ho iniziato, va bene, a frequentare Milano con il mio lavoro principale di assicuratore, e ho avuto la possibilità di conoscere due persone fantastiche che sono due gemelli, che sono, sì, consulenti nel calcio da quasi 30 anni. Che peraltro sono abruzzesissimi. Sono milanesi di nascita, però di origini abruzzesi, i genitori sono abruzzesi. Abruzzesi. E ho avuto la possibilità, grazie a loro, di introdurmi, tra virgolette, nel... Perché i nomi non si possono fare, perché magari a casa... Facciamo, come no? No, certo. Si possiamo fare, sono... per chi ci segue a casa. Sono i gemelli Franchi di Milano, sono consulenti nel calcio da 30 anni sì, quasi. Sì, che noi abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare insieme, sì, un paio di anni fa. Sì, quando siete venuti quando abbiamo fatto anche una capatina, abbiamo avuto anche modo di conoscerli e di intervistarli. Sono, esatto, due persone veramente molto molto squisite. Personaggi particolari, nel senso spumeggianti. E grazie a loro sono riuscito a introdurmi, tra virgolette, a Milano, nel, diciamo, nel calcio, quello importante, senso Milan, Inter, e con loro piano piano ho iniziato a frequentare i calciatori, e da lì è nata, diciamo, un'amicizia fortissima con alcuni loro, tra cui con Kuzka. Vediamo un po' di foto che abbiamo rubacchiato dal tuo profilo Instagram, perché un po', allora qui sei con Perrotta, con Zampano, con Lasic, qui con Zampano, ovviamente erano foto cariche, ma per finta, i fucili, sì. Qui sei con Juraj Kučka a Praga, vediamo anche, sì, insomma c'è con Coco, c'è anche vogliamo dire James Session con la Repubblica Ceca, perché non solo Kučka, anche Lasic. Sì, Lasic è slovacco, però io la prima operazione, tra virgolette, che ho fatto è da film, perché ho portato il migliore amico di Kučka a Pavia, sì, Pavia dei cinesi. Ah, sì, come no. E tramite una serie di contatti ho visto questo ragazzo che era senza squadra, ex capitano dello Sparta Praga, quindi diciamo un giocatore importante a livello internazionale, però non conosce quello lì, non conosciuto a livello, diciamo, in italiano. Eccoli, ma... questi sono i due gemelli. Esatto, vedi, lì quelle sono le loro opere che vanno di moda nel calcio in maniera paurosa. Tutti i calciatori hanno qualcosa di loro in casa, tra troni e opere di questo tipo con le maglie. E appunto abbiamo fatto questa operazione con il Pavia, e da lì mi hanno iniziato a chiamare dalla Slovacchia, dalla Repubblica Ceca, da diversi paesi poco conosciuti, e abbiamo, tra virgolette, iniziato. E adesso praticamente lo fai a tempo pieno? Adesso a tempo pieno, dopo ho fatto un'operazione molto importante che è durata un mese, infatti un'operazione anche questa da cinema, tra lo Slovan Bratislava e l'Avellino, per riportare Richard Lasic in Italia dal ex Brescia, con, diciamo, uno dei personaggi più potenti e influenti della Slovacchia. Io ero l'unico ad essere ricevuto in casa sua, e abbiamo fatto, diciamo, questa amicizia, e sono riuscito dopo 20 giorni a convincerlo. Stata lunga, 3 settimane! Esatto, io che ero nel campo, ero stato in Slovacchia, dopo sono tornato ad Avellino, giravo nel Partenio, ah, okay, da solo, c'ho anche delle immagini, giravo da solo come un matto scatenato il 20 di agosto lì, e da lì credo di aver lavorato bene. Molti hanno saputo questo, e diciamo, piano piano ho preso, grazie a queste operazioni, altri giocatori avvicinato. Però dico, faccio più
è molto più facile lavorare all'estero rispetto che in Italia. In Italia anche i giocatori sono molto diffidenti, genitori addosso, parenti, fidanzate. All'estero è tutto molto più semplice, infatti diciamo che ho molti ragazzi Slovacchia, Repubblica Ceca, all'estero. Visto che è l'intervallo di Barcellona-Juventus ed ecco perché forse si è avvicinato il vicepresidente del Teramo Ercole Cimini, a cui diamo la buonasera, quindi non lo teniamo, lo teniamo 5 minuti, buonasera innanzitutto, lo teniamo 5 minuti, giusto il tempo dell'intervallo della partita di Champions League. Buonasera Cimini. Ciao carissimo, carissimo, ben sentito. Come mai sei così felice? No, io niente, no, è che come mai sei così felice? No, io niente, no, io mi faceva sorridere la tempistica dell'arrivo al microfono con la partita di Champions League, ma tutto qua, ci mancherebbe. No, però adesso... No, io stavo guardando l'Inter, scusa. No, non stavo guardando la Juventus, stavo guardando l'Inter. Ok, va bene. Torniamo. Scusa, no, non mi interessa. La Juventus non mi interessa perché è ripetitiva. Ok, va bene. Possiamo parlare di Teramo? Allora, bellissima città da sopra, è bellissima. Allora, no, invece volevo chiedere al vicepresidente. Siamo in una terrazza bellissima dove si può vedere tutta Teramo. Io volevo chiedere al vicepresidente Ercole Cimini, non tanto sulla prima squadra, che è una formazione molto giovane e che sicuramente gli piacerà, ma su questa novità del settore giovanile, della Berretti, che è stata inserita in un altro raggruppamento, insomma, oltre alla prima squadra. Io volevo chiedere, visto che lei è molto attento al settore giovanile, anche con che spirito riparte il settore giovanile del Teramo. Noi ripartiamo con l'entusiasmo che ci ha sempre fatto andare avanti negli anni. Per noi il settore giovanile è una cosa importante, a me personalmente piace tantissimo, rispecchia quello che è stato fatto quest'anno per la forza, dopo tanti anni di tanti successi si è tornato anche a costruire qualcosa di importante di prima squadra, e speriamo che poi il settore giovanile possa essere da riserva per quello che possono essere il futuro del Teramo. Ecco, questo il settore giovanile deve essere questo, deve essere un serbatoio che può poi far crescere i ragazzi per poi, speriamo, di portarli in prima squadra. Peraltro di loro già ci sono, quindi siamo già felici. Peraltro, con una prima squadra così giovane, probabilmente anche lo scarto, il salto per portare qualche ragazzo in prima squadra sarà meno traumatico. Ho detto una cavolata oppure no? Ma vediamo. La squadra, secondo noi, è una squadra completa. Poi man mano vediamo se si possono integrare qualche ragazzo oppure se va bene come sta. Se l'aspettava un inizio di campionato con un Teramo così già in forma? Mi aspettavo un Teramo con tanta voglia. Forse io sono molto felice di quello che è stato fatto quest'anno. Io sono veramente molto 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 felice per quello che si sta cercando di fare per creare il futuro del Teramo Calcio. Questo dà un'idea del calcio programmato, che poi può essere anche la base per i prossimi anni. Ci dà un giudizio su Antonino Asta e poi la liberiamo. Che le è sembrato di questo ex giocatore che adesso come allenatore sembra avere più o meno la stessa grinta che aveva in campo? Ma io ti posso raccontare una piccola cosa che mi è successo il giorno in cui l'ho conosciuto. Questo te lo puoi far confermare da lui. Io il giorno che Antonino Asta mi è stato presentato da mister Zauri, io ho avuto il piacere di conoscerlo e io gli ho detto queste parole, puoi domandare a lui se ti dico bugie. Gli ho detto prima o poi le nostre strade si rincontreranno.
il giorno che lui è venuto giù col ferrisalò. Puoi domandare a lui se io ti ho detto una bugia, quindi io per me, Antonio Nasta, io sono un grande stimatore del bel calcio e lui è uno che me lo fa vedere. Assolutamente, noi la ringraziamo, le auguriamo una buona serata, una buona cena anche. Io anche a voi grazie, grazie, sei sempre gentilissimo. Di niente. Grazie. Grazie al vicepresidente Ercole Cimini. Francesco, hai sentito, insomma, che Asta piacesse non era una novità. Ti piace a te Antonino Asta? Come lo vedi? Beh, da giocatore era uno di quelli che ti entusiasmava per l'impegno, la dinamicità, la grinta, anche per una giusta dose di qualità insieme a tanta quantità, perché poi il calcio è fatto anche di tanta quantità. E da allenatore mi dicono che gestisse le squadre così come lui si gestiva da giocatore. Già questo è un aspetto importante, perché siamo in una categoria dove sì, ci sono giocatori bravi, ma non ci sono fenomeni. La Serie A e la B è completamente diversa, quindi certo, qui devi costruire con maggiore difficoltà rispetto magari a un allenatore di Serie B o di Serie A, dove ci sono giocatori anche già fatti, già arrivati. Certo. Sumaré in prestito con diritto di riscatto da parte del Teramo? Sì, sì, sì. Diritto di riscatto da parte del Teramo. Federico, ti faccio una domanda, perché prima era arrivata una domanda per te. Ma cosa dice Cimini se tutti i ragazzi che facevano parte del settore giovanile da contratto li hanno mandati via? A proposito di settore giovanile e di ragazzi molto giovani, oggi come va inquadrato un settore giovanile di una squadra? Spesso, soprattutto nei momenti economicamente difficili come questi, spesso si dice il settore giovanile è un costo, ma può essere un'opportunità. Fino a che punto è un'opportunità e quando comincia a diventare un costo insostenibile? Allora, io ho avuto la possibilità di poter frequentare e vedere con i miei occhi settori giovanili che funzionano. Sì. Non è assolutamente un costo, anzi è il futuro, però ci sono tra virgolette delle spese iniziali da sostenere che inizialmente possono essere viste come un costo. Che consiglio daresti per esempio alle società di casa nostra, qualunque esse siano, per il settore giovanile, magari anche solo copiare il modello di società più avanzate? Allora, io ho visto che le società Atalanta, queste qui, hanno una rete di osservatori in tutto il territorio, quindi non solo in Lombardia, ad esempio l'Atalanta, partono dalla Sicilia, Puglia, anche territori meno battuti, e danno segnalazioni sin da quando i ragazzi sono proprio piccoli. E poi hanno delle schede che portano avanti negli anni, che confermano se il ragazzo è buono o meno. Il consiglio che io posso dare è quello di, soprattutto nel territorio, ad esempio io vedo nel territorio nostro abruzzese, sì, ci sono ad esempio il Teramo, io non posso credere che nella provincia di Teramo, dove ci sono non so quante società dilettantistiche, beh, parecchie, una marea, forse parecchie. Non so, ho visto un dato, forse è una delle più a livello italiano, dove ci sono tante dove c'è maggiore concentrazione di società di promozione, c'è un disastro, sì. E non posso credere che non ci sia un ragazzo per squadra, per paese, che possa giocare a Teramo, Pescara o in Ascoli. Ci sono, però bisogna andarli a prendere, bisogna organizzarsi con queste società. Io so che ci sono molte società che sono in conflitto tra di loro nel territorio abruzzese, sarà sì, in tutta Italia, però in Abruzzo in maniera particolare. Ed è una cosa che... perché molti, molti talenti poi con gli anni si perdono, ovviamente, perché se non vengono seguiti, se non gli viene data l'opportunità anche di sbagliare, anche in squadre come il Teramo, come il Pescara. Già il Pescara viaggia su un altro, diciamo, settore, perché comunque certo, ha rapporti con società di Serie A, così, però diciamo Teramo non ha nulla di che privarsi che dare un'opportunità a un ragazzo del territorio. Peraltro, Francesco, ci scrivevano: allora perché i giovani Mantini, Fabrizi, Cesarini sono stati svincolati? È una domanda che andrebbe girata e la gireremo alla prima occasione agli uomini del settore giovanile, sì, del Teramo. Fosse arrivata prima l'avremmo girata. A sì. Cimini si potrebbe chiedere al responsabile dell'area tecnica Piero Dorazzi, oppure lo stesso allenatore Cifaldi. Poi queste sono operazioni che a volte vengono fatte, che possono sembrare
fuori luogo, sbagliate, che invece dietro le quali c'è tutto un ragionamento e una strategia che a volte si indovina, a volte, volte no. Rispondo velocemente al telespettatore. Su Del Neri, l'Udinese, cosa dice Del Neri del Teramo? Cosa dico io del Teramo, cosa dice Del Neri? Cosa dice Del Neri? Non ho chiesto a Del Neri del Teramo, io del Teramo dico. Intanto tra un po' avremo il presidente Campitelli in diretta con noi. Buon ecco, il presidente Campitelli tanto dirà la sua verità, chiedendogli di Mantini e degli altri, e io dico che il Teramo dovrebbe essere in grado, e sicuramente lo sarà, di disputare un buon campionato, decisamente, ma molto molto migliore di quello dello scorso anno. Anche qui non è che ci vuole molto, ci mancherebbe altro. E poi sull'Udinese, l'Udinese ogni anno è una scommessa, è un punto interrogativo. L'Udinese è una squadra che su 22 giocatori c'ha 21 stranieri, o comunque 21 giocatori che hanno difficoltà a parlare in italiano, e quindi e speriamo che vada bene come è andata l'anno scorso, perché sarei soprattutto felicissimo per Del Neri. Tra un po' avremo il presidente Campitelli in diretta con noi. Intanto volevi aggiungere qualcosa, Federico, rapidissimamente, intanto che chiamiamo il presidente. Riguardo al settore giovanile, che succede? Che in molti casi le gestioni scellerate delle prime squadre, quindi spese assurde, triennali, come stai parlando tu prima, Francesco, triennali, biennali a cifre assurde, a giocatori sopravvalutati, poi portano a fare dei tagli nel settore giovanile. Certo, quindi certo. Un cane che si morde la coda. Eh sì. Una buona serata al presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buonasera presidente, benvenuto, anche se a distanza, nei nostri studi. Buonasera a voi, buonasera a voi. Allora, mi sentite? Sì, sì, assolutamente sì. Allora, le faccio una domanda, presidente. Ok. Le faccio una domanda che, allora, non so adesso quanti chilometri sono da Vicenza a Teramo, ma sono bastati tutti quei chilometri per smaltire la rabbia del rigore dato al Vicenza e del non rigore, del rigore non dato a Foggia? Sono bastati tutti quei chilometri? Sicuramente no, perché credo che il Teramo abbia fatto veramente una bella partita, non meritava di perdere, a prescindere il punto che era più che meritato, ma la cosa che mi è dispiaciuta di più è stata che i ragazzi meritavano sicuramente quel punto, perché si erano impegnati tanto tanto tanto, quindi l'arbitro sicuramente ha preso la dose che doveva prendere, purtroppo, di parole. Ma abbiamo fatto una grandissima partita e sono veramente orgoglioso di avere una squadra così pimpante, giovane e con uno staff all'altezza. Anche un giudizio su queste prime due giornate, insomma, lei se l'aspettava che una squadra così giovane potesse rispondere subito presente, anche se il punto è solo uno, però potesse rispondere già subito presente con prestazioni importanti sul campo, se l'aspettava? Io ho visto quanto hanno lavorato, perché quest'anno seguo molto più da vicino la squadra, scusate ma devo tenere... Ok, adesso va bene, quindi la squadra ha lavorato tanto, abbiamo dei mister, uno staff tecnico veramente che insegnano calcio tutti i giorni, perché hanno fatto tanto settore giovanile, questi ragazzi crescono ogni giorno, e voglio dire anche questo, che sicuramente il Luciano Campitelli di qualche anno fa avrebbe stravolto in questa campagna acquisti tanto, ma siccome crediamo molto in questo progetto dall'inizio abbiamo voluto credere in loro, crediamo in loro, e sicuramente questi ragazzi ci daranno tanto entusiasmo che un po' tutti avevamo perso. Presidente, una domanda di mercato e poi le faccio una domanda che è arrivata da casa. Il portiere svincolato alla fine arriva oppure no? No. Ok, allora le faccio una domanda che è arrivata da casa. Quando dovrebbe arrivare? Come? Sì.
abbiamo capito bene la seconda parte della risposta sul portiere. Ah, ho detto per quale motivo dovrebbe arrivare. Abbiamo due bravissimi portieri e ce li teniamo stretti e sicuramente si equivalgono molto e io sono molto tranquillo e molto sicuro. Perfetto, allora la domanda che è arrivata da casa, come mai ci chiedono, sono stati svincolati alcuni giovani come Mantini, come Cesarini, come Fabrizi e non sono stati probabilmente, non hanno fatto la trafila per poter puntare alla prima squadra? Non sono stati svincolati, sono tutti ragazzi che il prossimo anno rientreranno da noi, non li abbiamo assolutamente abbandonati perché crediamo in loro e sicuramente il prossimo anno verranno a fare il ritiro col Teramo. Presidente, allora le faccio un'altra, l'ultima domanda per quanto riguarda anche lo stadio di Acquaviva di cui si parla in questi giorni ed è un impianto che vi interessa da vicino. Qual è la posizione del Teramo? Ma la posizione del Teramo la conosciamo perché 2 anni fa doveva essere in Teramello. Oggi purtroppo dovremmo far sì che un po' tutte le società dovessero stare vicini al Teramo, non contro il Teramo. Qui invece si fa una guerra tra poveri perché è un impianto che sicuramente avendo un settore giovanile, perché il Teramo ha un grande settore giovanile, ha bisogno di quel campo. E poi si potrebbe collaborare con tutte le società locali, mentre qui c'è una guerra ad essere, a distruggere, non a creare, una guerra non a far sì che si giocasse la domenica e il sabato e poi tutti a vedere la partita del Teramo la domenica. Quello dovrebbe essere lo spirito giusto di una città, non una città dove qui ognuno tenta di avere il suo piccolo spazio e basta. Qui bisogna confrontarsi, stare tutti vicini l'uno all'altro e tenerci stretta questa bella Serie C, tutti, perché è un patrimonio non di Luciano Campitelli il Teramo in Serie C, ma di tutta la città, di tutta la provincia. Quindi se non si arriva ad avere questo tipo di mentalità, quasi che noi l'Acquaviva lo perdiamo sicuramente per mille ragioni, ma sicuramente il calcio a Teramo prima o poi finirà perché le strutture non ci sono. La Teramo Calcio oggi per poter giocare a calcio paga 170.000 euro quest'anno, il prossimo anno sicuramente non se lo potrà permettere perché o si acquista determinati calciatori oppure si danno i soldi al gestore, che non è colpa del gestore perché il gestore ha speso dei soldi e quindi va rivista un po' tutta la situazione. Oramai siamo stufi, noi continuiamo per rispetto dei nostri tifosi e di tutte quelle persone che guardano il Teramo e per l'amore che hanno verso questa città e il Teramo, noi rispettiamo quelle persone, ma il prossimo anno cambieremo sicuramente musica perché noi oggi con un mondo che si sta ristringendo, che si sta quasi deprimendo per la crisi economica che abbatte non solo questa città ma un po' tutta l'Italia, il prossimo anno dovremmo sicuramente andare a capire dove il Teramo potrà giocare per poter spendere il minimo possibile. E quindi si aspetta qualcosa dall'amministrazione comunale in questo senso e poi la liberiamo? Ma io ho detto delle cose, adesso chi di dovere deve ascoltare, sicuramente non il gestore, perché il gestore ha speso un mucchio di soldi per poter creare uno stadio così bello e così funzionale. Oggi tutti si devono mettere una mano sul petto per capire se questa squadra potrà anche nei prossimi anni fare queste bellissime figure oppure tornare nel suo cantuccio che può essere una buona e discreta Serie D, dove sicuramente non ci sarà Luciano Campitelli e dove sicuramente ci saranno altri imprenditori, forse anche migliori di Luciano Campitelli. Questa non è una polemica, bensì un modo di capire che cosa si vuole fare in questa città, perché se oggi, se l'anno scorso certe squadre giocavano in certi campi che oggi non sono più agibili e quindi è che sono liberi, non è corretto che queste società oggi attaccano e vogliono a tutti i costi giocare in un campo che dove forse ci doveva giocare il settore giovanile del Teramo. Non dico altro, non faccio polemiche per ora e basta, perché a questo punto usciremo anche noi allo scoperto e poi
sicuramente ne vedremo delle belle. Grazie Presidente, le auguro una buona serata, buona cena. Grazie a voi. Grazie, grazie al Presidente Campitelli, ovviamente in collegamento dalla pizzeria a Teramo. Intanto raddoppio del Barcellona 2-0 contro la Juventus, raddoppio di Ivan Rakitic. Francesco, hai sentito le parole del Presidente Campitelli? È abbastanza duro per quanto concerne la questione. È uno dei tanti presidenti degli ultimi 46 anni, sì, 46-47 anni, che nel corso della stagione si lamenta, che tocca argomenti che di anno in anno, di decennio in decennio tornano d'attualità, e quindi non mi meraviglia nulla. Il Presidente deve sapere che quelli che vogliono bene al Teramo, io i discorsi dobbiamo stringerci, dobbiamo allargare, ci credi poco? Non è che ci credo poco, quelli che vogliono bene al Teramo sono quelli che la domenica vengono al campo, okay. Perché i problemi tra virgolette, ossia i discorsi che si fanno a Teramo, ma per le società dovrebbero giocare il sabato e così poi la domenica tutti quanti a vedere la partita del Teramo, credo che è così. Forse anche a Vicenza, anche in altri posti, con tutto il rispetto, che se il Montorio, il Ponte Vomano, tutte le altre realtà, bella realtà della provincia di Teramo, del circondario, diciamo, giocassero di sabato, poi quelle persone lì, quelli che seguono quella squadra, la domenica vengono a vedere il Teramo. Questi sono discorsi che li ho sentiti, ripeto, tantissime volte e non si risolvono. Il dato inoppugnabile è che ha ragione il Presidente, senza nulla togliere a quelli che sono i giusti diritti di Sabatino Cantagalli, il Teramo paga una barca di soldi per poter usufruire del bonolis. E il Teramo sembrava finalmente risolto il problema, no, del campo per il settore giovanile, degli allenamenti, di tante altre cose, e adesso c'è di nuovo questo problema, quindi chi di competenza dovrà risolverlo. Io personalmente non mi schiero perché non sono pagato da nessuno. Ok, Federico, che idea rapidissimamente ti sei fatto su una vicenda del genere, sentendo le parole del Presidente? Beh, io credo che il Presidente abbia, tra virgolette, sbottato, perché diciamo che sono troppi anni che c'è questa situazione, non c'è, tra virgolette, l'ho sentito più volte io parlare di questo argomento, ho visto che non, parole che cadono a vuoto, non è una situazione semplice, che si risolverà facilmente, però diciamo anche il discorso abbonati è un discorso che secondo me è un'ondata purtroppo degli errori fatti in passato dalla B, tra virgolette, in poi, e adesso si stanno pagando tutte in un colpo, sperando che questa squadra riporti entusiasmo alla città e che possa, tra virgolette, ripartire tutto, e nel frattempo che si possano risolvere questi problemi. Vediamo il prossimo turno. Intanto, mentre lo vediamo, Federico, ti chiedo quale sarà o quale pensi che sarà la tua prossima mission di calciomercato. Mission, ce ne sono diverse in ballo, ci sono dei calciatori in questo momento svincolati che sto trattando con alcune società di Serie B, di Lega Pro, anche qualche società di Serie D. Serie D è un mercato particolare in cui i procuratori non possono mettere becco, però diciamo tra virgolette vengono dati dei consigli a società. Ad esempio ho fatto delle consulenze per il Mantova. Mm-hmm. Una avrebbe potuto riguardare anche il Teramo, lo diciamo, sì. Quella per Marco Sansovini, ma perché poi alla fine non si è concretizzata? Togliamo la schermata perché adesso voglio il primo piano. Allora, no, vabbè, il ragazzo Sansovino aveva espresso il desiderio di tornare a Mantova per una questione familiare, perché la moglie, sì, è di lì, e quindi c'era stato, tra virgolette, l'ok del calciatore. Io mi sono sentito col suo procuratore Caravello e ho portato avanti tutto, sia per il giocatore che, tra virgolette, anche per il Teramo, che mi aveva dato l'ok. A quel punto
nell'ultimo giorno di mercato, quando ci siamo seduti a tavolino, sono venuti fuori altri problemi di natura contrattuale con il contratto che lui aveva col Pescara. Non sto qui a dire i particolari, e alla fine il calciatore non se l'è sentita di sciogliere il contratto professionistico che aveva in essere, e ha deciso di andare a Fermo in maniera un po' particolare, perché comunque diciamo che io al posto suo non ci avrei pensato due volte ad andare a Mantova, vista la piazza e visto tutta la situazione che si era creata. Una società che è ripartita molto, molto solida, con persone tra virgolette serie per riportare il Mantova forti alle spalle. Purtroppo alla fine lui non se l'è sentita di lasciare il contratto che aveva e ha deciso di andare a Fermo alle 6 di pomeriggio. Di pomeriggio, lo ricordiamo, perché è stato un pomeriggio il 31 agosto davvero al Cardiopalma. Siamo stati gli ultimi ad uscire da... Praticamente voi avete fatto la solita corsa quasi per buttare il contratto dentro... T'ho detto, io ho una storia particolare, ogni volta che mi metto in mezzo qualcosa va tutto a buon fine, ma sempre sofferto. Sempre l'ultimo secondo. Ok. È una caratteristica. Vediamo adesso sì il prossimo turno, che si gioca alle 14.30, tranne le partite che vedete ovviamente con un altro orario, quindi alle 14.30 Albino Leffe Sant'Arcangelo, Ferrara Pisa-Loffano, Fermana Mestre, Modena Renate, Triestina Sud Tirol. Invece alle 18.30 Bassano Pordenone, Gubbio San Benedettese, Teramo Ravenna. Il 18 settembre alle 20.45 il posticipo non può che essere Padova Vicenza, che super partita, già la quarta di campionato. Riposa la Reggiana. Federico, visto, ti chiedo un giudizio flash, ma flash davvero, sulla Triestina di Mauro Milanese, che conosci molto bene. 5 gol a Ravenna, Mauro ha fatto un ottimo lavoro, ha costruito una squadra secondo me che se la giocherà fino alla fine per la promozione diretta. Dietro di Mauro, che diciamo che il direttore generale, c'è il cugino che è una vera potenza a livello economico. Loro ovviamente hanno un budget come tutte le società, però diciamo che la piazza di Trieste attira molto di più i calciatori, certo, rispetto a una piazza di Lega Pro normale. E quindi anche in fase di trattative, in fase di mercato, sono più facilitate, hanno un altro passo rispetto ad alcune società. Secondo me fino alla fine se la giocheranno. Ho visto un po' male il Padova, Vicenza non mi ha convinto molto, secondo me la Triestina può fare il salto, può fare chance, già il doppio salto. Ottime chance. Lì bisogna arrivare primi, poi se si arriva ai playoff... Dopo diventa un terno all'otto. Un terno all'otto. Va bene. Siamo in chiusura praticamente. Io ringrazio Maurizio Daguin, regia. Nonostante lo sgabello, però ti sei divertito, Francesco? Sì, sì. Devo dire che si sta bene. Si sta anche bene. Potrei restare qui per 2-3 giorni in seguito. Grazie a Francesco Di Francesco. Grazie, Francesco. Forza Teramo. Grazie, ti sei trovato bene, Federico? Benissimo. Perfetto, grazie e buon lavoro a Federico Andrenacci. Grazie a voi che ci avete seguito. Questa comunicazione di servizio, non torniamo martedì prossimo perché, Francesco, c'è il turno infrasettimanale di Serie B. Quindi ci sarà il Pescara che gioca in casa, se non erro, contro la Virtus Entella. Ci sarà Pescara-Virtus Entella. Quindi al nostro posto troverete Andrea Costantini con Diretta Stadio, con Paolo Renzetti in collegamento dallo Stadio Adriatico. Quindi noi torniamo di fatto tra due settimane, il 26 di settembre. Torneremo con la puntata di Pro Teramo, ma ovviamente seguiremo la squadra biancorossa nei nostri spazi informativi. È tutto e buonanotte. Jungle.